arrivati a Periscopio, ci troviamo sempre a Tombolo. Questa è la seconda puntata e io mi trovo in compagnia di un tombolano doc, mi trovo in compagnia del signor Ennio Doris. Buongiorno signor Doris. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Mi dica, noi qua ci troviamo dove? Al centro di cosa? Guardi, questo è il mio gesto, vede? Esatto. Tutto intorno a noi. Tutto intorno a Tombolo. E quindi in questo caso tutto intorno a Tombolo e ai tombolani. Certo, l'emozione che lei ha quando torna qui a Tombolo, io so che lei fa una cosa, va a giocare a carte al bar, ma è vero? Ma certamente, perché voglio rivivere il mio paese come l'ho sempre vissuto, in mezzo alla gente. Grazie signor Ennio, allora io faccio un giro e per le cucine e con i suoi compaesani per vedere se è piaciuta questa carne famosa di Tombolo. Ah, grazie. Non può non essere piaciuta, perché guardi, qua sono tutti intenditori, perché da è sempre chiaro. Qua si mangia la carne e la si tratta, quindi i tombolani hanno tutto un gusto particolare, un'esperienza che non c'è così forte in altri paesi. E poi la gente si aspetta qualcosa di diverso, è il paese della carne e si aspetta tanto. È certo. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. La carne che noi oggi mangiamo arriva da voi. Che tipo di carne avete voi? Noi abbiamo molta attenzione. Diversi tipi di carne. I nostri allevamenti sono fatti di Angus, che noi alleviamo qua 6 mesi qua in Italia, e dopo è una grande nicchia, abbiamo dei grandi successi. Adoperiamo molta carne europea controllata e verificata dal nostro controllo qualità. Certo, perché voi avete un controllo qualità molto rigido nella vostra azienda. Molto rigido, e rispettiamo tutti i crismi che ci sono perché ci sia un'affidabilità e una rintracciabilità perfetta. Esatto, difatti so che voi ponete molto attenzione a questa, alla qualità della carne. La qualità della carne, perché la nostra carne viaggia in tanti parti, dagli ospedali alla GDO a vari altri punti, e vogliamo che sia carne sana e rintracciabile e buona. Carne buona e sana, credo che di più non si possa volere. Di più non possiamo dare, ci mettiamo la nostra faccia. Grazie. Grazie che a lei. È importantissimo. Perché la faccia di Tombolo deve essere per la vita. Grazie a lei della sua intervista. I cuochi che preparano anche il menù alternativo per chi non vuole mangiare lesso o non può mangiare lesso, abbiamo qualcos'altro. Cosa avete preparato? Allora, abbiamo un bel antipasto con soppressa, polenta e funghi, e dopo c'è una pasta con il ragù al cortile in bianco, quindi carne bianca, carne pollame bianca, e 2 buoni arrosti con purè e erbe. Qua il produttore dei musetti che abbiamo appena mangiato. Voi commercianti di maiali da ben 5 generazioni? Esatto. Tombolano doc? Tombolano docissimo. Come vengono fatti i suoi musetti, che sono speciali? Questa è la parola d'obbligo a Tombolo. Sì. Sono di carne di puro suino e nient'altro, e sale e pepe e basta. Quindi è una cosa genuina al massimo? Al massimo. Qua, questo è il piatto di antipasto. Cos'è che abbiamo? Il musetto? Musetto, verze e sì, insalata contadina. Certo, queste sei verze soffegae. Sì, anche esatto. E allora, qua abbiamo spazzolato tutto. Mangiato tutto. Ti è piaciuto? Veramente sì, aspettiamo il resto. E il resto? E cos'è che avete apprezzato di più? Cosa avete mangiato? È crème favoloso, una cosa stupenda. Ancora sapori all'antica come una volta, veramente complimenti. E l'allegria e avvienda i giovani. E l'allegria. Grande impegno da parte della Proloco e soprattutto da parte dei giovani. Quanti giubbotti abbiamo appeso questa mattina? Ho appeso 370 giubbotti. È un grande lavoro qua, un grande impegno. Complimenti, sì, ciao, grazie. E buon lavoro. Grazie. Io volevo chiedere.
chiedere a questi due tombolani lo spirito dei mediatori. Voi che l'avete vissuto, si sente ancora forte al giorno d'oggi qui a Tombolo? Sì, benissimo, è meglio ancora. Come si fa a sentire questo spirito dei mediatori? Cosa avevano di bello, di diverso? Vede, l'abbiamo sul sangue. I mediatori di Tombolo erano e sono mediatori particolari. Perché? Sono i mediatori che concludono gli affari con la stretta di mano. Sì. E questa è una filosofia che la gente si è portata avanti. E ancora la sente sua. E tuttora la sente sua. Sì. Si fanno sempre grandi affari qui a Tombolo, si nasce affaristi, è vero? Senz'altro, Tombolo è una cosa meravigliosa per il passato e anche per il presente. Ed è diventata ormai leggenda nel mondo da sempre. Qui abbiamo un cittadellese ma che ha dei forti vincoli di amicizia e di commercio con Tombolo. Io sono un imprenditore su un settore diverso, un settore edile, però ammiro i grandi commercianti di Tombolo. Perché hanno dato solo dei grandi insegnamenti. E nel mio paese non poteva mancare la tavolata degli amici, alcuni cittadellesi, alcuni tombolani, tocca come questa signora. Buongiorno signora. Buongiorno. Cosa ha mangiato? Cosa ha apprezzato di più? Adesso intanto ho mangiato il cotechino. Sì, col crèn. Col crèn. E dopo? Adesso mangiamo i nervetti. La gallina padovana squisita, tutto speciale fino adesso. Perché qua è vero Bruno che c'è la tradizione, c'è proprio una tradizione, quella di mangiare i nervetti nei bar di Tombolo, è vero? È un privilegio poter mangiare queste specialità e in un ambiente come a Tombolo è un plus assolutamente da sottolineare. Ma voglio dire che ho avuto il piacere di trovare a tavola degli amici industriali, ma i veneti, quelli che hanno iniziato negli anni 60-70 dai sottoscala e adesso hanno degli imperi tutti costruiti con le loro mani. È una soddisfazione enorme. È la buona volontà e anche l'intuito, quello che una volta chiamavano l'intivedere, perché l'intivedere è una cosa diversa, è una cosa che ti permette anche in virtù della necessità di fare virtù, di intravedere gli affari da lontano. Questo è Tombolo e questa è la gente di Tombolo. E tra tradizioni e leggenda io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.retaveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata. CRA Centro Revisione, installazione e vendita cerchi in lega e pneumatici, 20 anni di esperienza nel settore. Professionalità e disponibilità nei confronti del cliente hanno fatto di CRA un'azienda forte che offre vantaggi tangibili sia di ordine qualitativo che economico. Riccardo, il punto di forza del vostro centro revisioni? Beh, sicuramente il fatto che noi facciamo revisioni da lunedì a venerdì e sabato mattina senza bisogno di prenotazioni. Inoltre tutti i controlli vengono fatti in maniera veloce e precisa su tutti gli autoveicoli sotto i 35 quintali. Quante linee di revisione in questo centro? Beh, abbiamo due linee, una dedicata agli autoveicoli e l'altra dedicata agli autoveicoli, ai tricicli, quadricicli e motocicli, a 2 e 3 ruote ovviamente. Al CRA non solo centro revisioni e quant'altro? No, effettivamente da un paio di anni siamo aperti come centro installazione gomme. Ivan, cosa proponete a livello commerciale? Sì, allora siamo partiti dal 2004 e abbiamo subito incominciato a trattare marchi esteri, soprattutto ATS ed altri marchi che eravamo importatori nazionali. Come marchi italiani siamo diretti OZ, MAC e altri. Si possono ordinare anche su cerchinlega.com, vediamo addirittura all'estero, quindi speriamo di fare nuovamente felici e contenti i clienti con il prezzo e il servizio. Grazie Ivan. Grazie a te. CRA lo potete trovare in via Montello 24 a Tombolo.